Avete un'idea dei danni che voi avete avuto? Voi avete un bar in via Buozzi. Oggi si stima un danno circa tra i 20 e i 25 mila euro. Li recupererete secondo lei? No, no, come siamo stati abituati nel 91, che abbiamo avuto già la prima alluvione, Come andò? andò in un bagno di sangue, come sempre, anche Del perché 91 non vi è arrivato nessun rimborso? è arrivato nel 2015. I soldi quindi vi servono. Praticamente se ne vuole perché si è perso tutto. Qui Pugliacqua Allora. è da venerdì, richiamo anche i vigili del fuoco, qui dietro Hanno c'è le grate, non ci vedevano il fatto fango, gli pioveva a tanto, diluvio anche venerdì. i volontari hanno fatto Volontari, tanto. guarda, sono Dai venuti due ragazzini ore, della scuola, mamma. quelli più grandi, hanno fatto tantissimo. A oggi, 10 giorni dopo, di cosa avete bisogno? E di tutto, nel senso c'è da rompere tutto. Ci sono molti siti anche su internet che offrono anche cose gratis. Vi sono d'aiuto? Ci vorrebbe un maggiore coordinamento? Io guarda, sono andato ora stamani dove avevo comprato il letto e me lo sistemo, insomma, un po' alla volta si fanno Quindi le avreste bisogno di soldi? cose. Per forza tutti, penso. Abbiamo saputo che il budget non era sufficiente per poter fare qualunque altra cosa, anche una semplice sbattuta pozzi neri. Ecco, diciamo. Questo noi ci siamo sentiti un po' abbandonati. Portato un pochino più correttamente. Cioè, mi dica. Allora, sugli elettrodomestici ci hanno dovuto buttare via tutti perché dice no, c'è le schede elettroniche, neanche guardate. Poi no, non approfittarsi, io ho lavato la macchina a 500 euro a lavarla dentro. È vero che non doveva smontare, però insomma, mi sembra un po' eccessivo. Io spero che questa gente non ci faccia la vendemmia. Ma rimborsi arriveranno? Secondo me no. E siete qui a Campi a lavorare gratis. Sì, questo negozio l'avevamo fatto noi circa 8 anni fa e niente, siamo qui a dare una mano perché è gratis, perché veramente qui c'è stato persone che hanno perso tutto.